Parte dal casinò, la riorganizzazione della macchina comunale operata dal sindaco Luigi Brugnaro. Il nuovo presidente è stato individuato in Maurizio Savalaio, avvocato mestrino con lunga esperienza negli enti pubblici e nelle società partecipate, come quella che si prepara a rappresentare e magari a riportare sotto un'unica azienda non più divisa in due sezioni, patrimoniale e gioco. Ma le partite in piedi sono tantissime, con un bilancio che fa acqua, con spese di base di manutenzione ordinarie che in una città unica come Venezia hanno livelli altrettanto unici, stimate dal primo cittadino in 80 milioni di euro l'anno. E abbiamo chiesto ai parlamentari che ci lasciano un punto di gettito IVA in più rispetto a quello che abbiamo dato l'anno scorso, in maniera da non mettere in crisi il bilancio dello Stato, ma da darci la possibilità, se noi riusciamo a far ripartire Porto Marghera, l'economia, di poter autofinanziarci. Abbiamo chiesto che ci diano le norme e tutti i poteri che ha il magistrato alle acque, che adesso è al provveditorato dei lavori pubblici, perché dobbiamo gestire le acque. Oltre a questo tipo di gestione, Brugnaro ha proposto alla Regione Veneto di poter detenere direttamente le deleghe ad ambiente e urbanistica. Avere le deleghe noi dell'urbanistica impedisce che i piani regolatori dei comuni vadano in regione e poi ci ricordiamo cosa vuol dire queste lungaggini burocratiche, mentre adesso vengono fatte di concerto con la provincia, oggi città metropolitana. Darebbe un grande vantaggio ai comuni della città, perché sarà un fattore di attrazione anche degli altri comuni. Come lo può essere il fatto di togliere il sindaco a Porto Marghera e darci le deleghe alle bonifiche, il che vuol dire che le bonifiche le facciamo noi. Perché se togli il Ministero dell'Ambiente e la Regione ci lascia le bonifiche, vorrebbe dire rimettere in moto le gru a Porto Marghera, vuol dire rimettere in moto il lavoro. Ed è l'obiettivo vero per cui io mi sono candidato. Venezia, ha proseguito Brugnaro, può farcela, raddrizzare i conti e prospettive, ma non da sola. Il segnale bello sarebbe che questo governo italiano, a cui io tutto sommato credo e tifiamo perché funzioni, capisca che Venezia è un asset per l'Italia. Non è una questione solo veneziana, la città è di tutti. Avete notato come dal mondo intero ci danno sempre consigli, suggerimenti preziosissimi, purtroppo non ci danno mai le risorse.